Extramondo, modalità estrema. Ragazzi, se questo video dovesse arrivare a 10.000 like, diventerà la serie principale delle 13 come tanti di voi volevano. Se questo video invece raggiunge solamente 5.000 like, allora uscirà il prossimo video appena riesco. Perché lui è lui. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo mondo Vanilla. Sono in hardcore, ragazzi, sono in hardcore. Yes, molti di voi magari hanno già capito, una nuova serie in hardcore, ma non solo, non solo. Sto per fare un comando, e è un comando molto importante. Allora, basta fare apri LAN, mettiamo i trucchi e inseriamo questo comando. Okay? Ragazzi, natural regeneration false. Ok, cosa ho appena messo ragazzi? Oltre ad essere in hardcore, ho aggiunto addirittura in poche parole, i cuori. L'unico modo di riprendere i nostri cuoricini non è mangiare con la fame, per cui poi rigenerarsi da soli, ma ho tolto la rigenerazione. L'unico modo per riprenderli è con le mele d'oro. E sì, la serie è molto, molto più difficile delle serie normali. Oltre quello ragazzi, sono nella 1.9 pre-release 1. Pre-release? Pre-alpha? Pre-Natale, non lo so. Comunque, ragazzi, per cui potrebbe essere molto buggato, non lo so, sto rischiando. E ora vi spiego anche il perché. E soprattutto, non innamoratevi molto di questa serie, perché potrei morire da un momento all'altro. Non sono in hardcore, ma sono in ultra hardcore. Perché, ragazzi, ho iniziato una serie nella 1.9 pre-release e non aspettando la 1.9 ufficiale? A, stanno continuando a rinviarla, per cui mi sono rotto le scatole, sono la serie, non inizio più. B, per chi mi segue dall'inizio, io iniziai una serie, la mia prima serie, Luke del mio Minecraft, la iniziai nella 1.9.2 pre-release, per cui alfa, logicamente, ora il gioco è in beta. E magari un segno del destino. Ho iniziato la mia carriera su YouTube nella 1.9 pre-release. E sto facendo una nuova serie nella 1.9 pre-release. Cioè, no, ragazzi, appena l'ho visto, ho detto no, la voglio iniziare. Ah, poi un'altra cosa, non sono espertissimo, non ho seguito la vicenda. Per cui, a parte quattro cazzate, non so in realtà cosa hanno aggiunto in questa nella 1.9, eccetera, eccetera. So, vabbè, lo scudo, so la parte nuova, so che hanno aggiunto le ali in Minecraft, una cosa molto avanzatissima. Anzi, Endgame, ha aggiunto un sacco di robe e magari molte altre me le scriverete voi nei commenti, che ne dite? Se arriverà a 10.000 like diventerà la serie principale, se arriverà a 5.000 like farò uscire il prossimo episodio a breve, molto a breve. Per cui ragazzi, più che rifugio, per iniziare bisogna fare un sacco di cose, come ai vecchi tempi, allora dobbiamo fare tutti i materiali. Ma la carne di coniglio si può mangiare? Io già ho fame ragazzi, vi ricordo che la fame è aumentata perché siamo in hardcore. Come scappa? Come scappa? Oh, aspetta. Se io qua muoio di fame, io sono morto. Caput? Devo trovare urgentemente gli animali. Oh, ma ti stai fermo? Dai! Ma posso inseguire un coniglio in hardcore? Bianconiglio! Bianconiglio! Ho finito la fame, ragazzi, col bianconiglio qua. Ma non posso manco ucciderlo, quello è bello. Vaffanculo i conigli. Guarda quanti conigli. Maiali, maiali, ragazzi, la mia salvezza. Se per esempio adesso io dovesse scendere tutta la fame e subire danni e togliermi i cuori, vi ricordo che non posso recuperarli finché non trovo l'oro. Un attimo, uccido sto maiale, un attimo. Una bistecca, ma troppate, basta. Allora, facciamo che un piccolo rifugio per iniziare. Facciamo una piccola spada per iniziare, per esempio, Che ne dite? Magari questa è una cosa molto intelligente, per esempio. Tipo così. Hanno aggiunto anche i rumori della spada, ho visto. Una fornace. Sì, come scendo qua io? Porca la ciabatta. Ok ragazzi, possiamo fare una fornace al volo e mettere a cuocere queste bistecche. Anzi, una ce la teniamo. Mettiamo un legno urgentemente. Guardate che ho trovato carbone. E già sta arrivando la notte. Ragazzi, in questa serie sarò molto molto più molto più ritirato, molto più ristretto, a differenza dell'ultima serie hardcore che feci. Perché qua non posso permettermi di subire danni, a meno che finché non c'ho l'oro, una farm d'oro, qualcosa d'oro. Poi molti di voi mi diedero dei consigli in passato. Luca, perché non inizi una nuova serie con uno dei tanti obiettivi, per esempio, è costruire una ferrovia sempre dritta e vedere in tutti gli episodi dove andrà a finire questa ferrovia. Per cui magari in ogni episodio mettere più rail possibili, per cui fare una farm di ferro, eccetera, eccetera. Ecco. Raga, io sono una cacca, perché sti cuori non li recupero più. Io sti cuori non... Aia. No, mi serve oro. Come lo picchia questo? No!
Bene, io spero che la serie sia durata molto, ecco. La cosa figa, ragazzi, è lo spectate world. Una volta morto io posso spectare tutto. Tu puoi spectare. Però che cazzo specta a fare che voglio giocare? Ragazzi, sono morto con uno scheletro. Allora, se mettete pollice in su, in questo momento inizio una nuova serie. E rimettiamo il comando e abbiamo riniziato un mondo nuovo. Ragazzi, questa volta cerco di impegnarmi realmente. Avete visto quanto sia difficile anche solamente il combattimento con uno scheletro in questo momento, perché cioè, ma che cazzo di mondo è? Un'isola? Vabbè, ma posso avere così sfiga? Ma non c'è manco un albero. Dai. Ma no, ma raga, ma mi tocca. Allora, è figa come cosa. Peccato che... Dai. Allora, io provo ad andare in acqua, vediamo se trovo qualcosa. Allora, nord, sud, ovest, est, 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 ost, est, ost, est. Dai. Seguo il sole. Il sole mi porterà su una piattaforma con almeno un albero. Me lo sento. Me lo sento perché il sole è frutto dell'immaginazione. Il sole è potenza. Il sole è calore. Il sole è istinto. Il sole è... Il sole è il sole. Boh, vediamo se troviamo qualche cosa con un albero. Vedo una piattaforma. Un albero! Un albero! Ero quasi sfinito, ragazzi. Volevo ricominciare un mondo nuovo. E invece, guarda lì, la mia unica salvezza di vita. E ragazzi, io inizierò l'avventura qui. E poi, grazie alle barchette, ce ne andremo. Ce ne andremo, certo. Ce ne andremo. E fatemi sapere nei commenti se vi aggrada la cosa della ferrovia, ossia senza utilizzo, senza nessun uso. Cioè, nel senso, cominciamo in un punto una ferrovia e di episodio in episodio cerchiamo di fare più ferro barra oro possibile e continuare a mettere rail su rail e fare questa ferrovia infinita fino a che dura la serie. E è una cagata, lo so, e non c'è un'usura, non c'è un significato, però le cose insignificanti sono le cose migliori e fighe. Che ne pensate? Ragazzi, la mia salvezza. Magari posso anche non correre qui. Ah, ok, girasoli. Poi un'altra cosa, per consumare meno farme possibile dovremmo andare in giro con shift, solo che così ci mettiamo 8 anni. Però spaccare gli alberi per esempio con shift sarà una cosa figa. Vi faccio vedere, magari corriamo questo primo pezzettino, dobbiamo trovare anche forme di vita qua sopra, tipo per mangiare. Vado a rompere un albero con shift perché consumo molta meno energia. Sinceramente, ragazzi, non so se hanno aggiunto anche le bistecche di polipo, visto che è un po' che hanno aggiunto quelle di pecora. Un bel piccone per iniziare e non si sa mai, una bella spada, eh? Ok, ora andiamo a prendere un po' di pietra, iniziamo a fare gli attrezzi di pietra e direi che l'avventura abbia inizio qui, ragazzi. Però prima cosa da fare è cibo. E visto che non abbiamo molto, io su quest'isola ci rimarrei un paio di episodi, un paio di giorni. Che ne dite? Facciamo una piccola farm di cibo a trovare l'erba. Cioè, ora che sono tanto non c'è erba. Vabbè, qualche maiale. E io quasi quasi i maiali me li terrei invece di ucciderli, che ne dite? Perché magari li facciamo accoppiare. Ma non ci sono carote. Ma ragazzi, la mia impressione, su quest'isola non c'è erba. L'unica cosa è aspettare la notte, uccidere qualche scheletro, raccogliere qualche osso e magari far piantare qua sopra. Erba. Erba, mi serve, dai, almeno un coso, come si chiamano, comunque ho visto delle pecore, ed è una cosa fighissima all'inizio delle pecore, ragazzi, 1, 2, 3, 4 pecore, perché oltre a darci bistecche, ci danno anche la lana, facciamo il letto, ragazzi, siamo salvi di notte, ragazzi, mamma mia, credo che la serie sia iniziata alla grande, che ne pensate? Non andare in acqua che mi bagno, mi prendo raffreddore stanotte. Comunque la spada di legno non fa più danno, eh. Vai, vai, perché sti cuori? No, troppo in fondo, troppo in fondo, non so nuotare. Dai che soffro di claustrofobia. Ok, un'altra pecora mi serve qua. Le altre lascio io. Perché questi cuori? Ditemi nei commenti perché questi cuori, ragazzi. Purtroppo Chirovenia non posso insegnarvi nulla per il momento, perché non ho studiato nulla di questa nuova pre-release. Vi prometto di studiarmela e insegnarvi tutto quello che so. Ragazzi, io devo urgentemente scavare e cuocere. Una bella fornace, ragazzi, e mettiamo a cuocere già le bistecche. Oh, abbiamo le bistecche di pecora, è vero? E iniziamo a fare i primi attrezzi di pietra. Mamma mia. Piccone, ascia, pala e due spade e due picconi. Andiamo qua, visto che abbiamo il cestino portatile, e buttiamo tutta la roba che non ci serve. Tipo questo. Roba che per il momento non ci serve. Oh, hai visto che fa anche rumore quando cuoce adesso? Fa rumore del fuoco. Ho la mia impressione. O sento le voci. Visto e considerato che sta arrivando la notte, ragazzi, il letto! Finalmente! Ora, visto che ancora un po' di giorno c'è, parte mangiare, io andrei a cercare, veramente, ragazzi, almeno un seme. Che ne dite? Almeno per iniziare questa serie per bene. Un seme, una piccola, in principio di farm iniziale per il cibo. Non posso andare avanti a uccidere maiali e sterminare maiali sulla faccia della terra, anche perché i maiali potranno finire. Devo semplicemente ricordarmi dov'è il rifugio, ragazzi. Qua, da questa parte. Ok, fantastico. Se trovassi delle mucche sarebbe anche ottimo. Le mucche droppano un po' più di cose, anche la pelle, che potrebbe essere utile. Lì vedo delle canne da zucchero, del carbone, sono molto in alto ed è molto pericoloso. Vorrei uccidere anche mucca, vorrei uccidere anche un polipo, vedere se realmente hanno aggiunto qualcosa di interessante nella 1.9. magari, perché no, andiamo a vedere. Qui c'è una piccola cascata, eccola, ho perso mezzo cuore da pirla. Devo essere più prudente, porca bacca.
Anche la spada di pietra non è che faccia tutto chissà che. Andiamo a prenderci un po' di canne da barbabietola che ci servono. Andiamo a vedere se riusciamo a uccidere un polipo, una seppia, un coso. Vediamo un po', senza andare troppo largo, eccolo qua. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Cosa droppa, dai, 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 che sto crepando io più io di te. Così consumo anche la spada di legno. Cagato l'inchiostro. Comunque hanno aggiunto i suoni anche le seppie. Ha cagato solamente inchiostro. Ah, qua c'era il drop delle mucche, porca bacca. Qua è morta una pecora, guardate. Ah, è morta da sola una pecora. Fantastico. Oh, altre pecore. Comunque sì, hai cibo. Erba. Vediamo un po'. Non pensate male, ragazzi. A me serve un seme, porca bacca. Eccolo. Eccolo il mio seme. Ok, ragazzi. 14 semi. 15. Voilà. Fantastico. Ottimo. Ottimo. Abbiamo un po' di semi. Ora possiamo fare la nostra prima farm ufficiale. Fantastico. Ora, il problema è che è arrivata la notte. Io sono fuori casa come un pirla. Il rifugio era qui. Oh mio Dio, mi sono perso. No, non posso rischiare a uccidere le mucche. Però non riesco a lasciarle così. Vabbè, le verrò a uccidere. Basta fare tutto il perimetro del il contorno dell'isola. Troverò l'ufficio. Eccolo lì il rifugio. Devo farmi delle torce. Quindi dovrei uccidere degli alberi, farmi della carbonella e farmi io delle torce non ufficiali. Allora, qua magari tipo una piccola scaletta. Che ne dite? Possiamo dormire? Yes! Si può dormire, ragazzi. Mamma mia, e siamo salvi. Prima giornata di questa ultra hardcore è passata alla grande. Che ne pensate? Ragazzi, mi raccomando, tanti pollici in su e noi ci vediamo al prossimo episodio. Io intanto magari faccio una piccola farm o ve la mostro nel video. Ditemi anche nei commenti se volete vedere tutto o vi faccio gli ultra mega super tagli. Ah, se questa serie dovesse andare avanti e dovesse diventare la serie principale, vi ricordo che ogni 10 episodi vi rilascio anche la mappa da Luke. È tutto, ciao a tutti.